Buongiorno da Fiera Agricola, siamo qui a Verona in occasione della manifestazione del 2014, siamo nello stand di Compo Expert. Luca Vaghi, direttore di Compo Expert in Italia, qual è la tua impressione di questa fiera? Ma mi sembra una fiera molto partecipata, mi pare che l'idea su base biennale stia funzionando bene. Noi nei giorni scorsi abbiamo ricevuto moltissime visite, quindi siamo molto soddisfatti e speriamo che prosegua così anche nei prossimi due giorni. Si viene in fiera per presentare delle novità, certo, dei nuovi prodotti e delle nuove soluzioni. Quali le principali novità di Compo Expert? Sì, quest'anno ne abbiamo molte che si, diciamo, fanno il pari con quelle già presentate lo scorso anno. Compo Expert, sapete, è conosciuta principalmente per i fertilizzanti granulari con varie e differenti molecole di lenta cessione. Dici un marchio, quello conosciutissimo. Ad esempio il Gold, negli ultimi anni però abbiamo inserito moltissimi nuovi concimi nel settore dei biostimolanti, sia a base di alghe che protettivi, e da quest'anno abbiamo introdotto sul mercato anche degli organominerali con Bacillus subtilis. Quindi diciamo che proseguiamo nella logica di creare un percorso verso una sostenibilità ambientale vera, utilizzando tutti gli strumenti e le tecnologie che sono a disposizione. Hai parlato di sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, quindi questa parola sostenibilità, per il DNA di Compo cosa vuol dire questa parola? Beh, credo che in assoluto sul mercato italiano da almeno 40 anni siamo stati tra le prime aziende che hanno proposto ripetutamente questi concetti. Sostenibilità ambientale vuol dire utilizzare dei mezzi tecnici che siano efficaci, perfettamente efficaci dal punto di vista agronomico, ma impattano sull'ambiente in maniera limitata o comunque non oltre quello che è consentito. Ci sono varie possibilità per perseguire questi obiettivi, le principali sono proprio l'utilizzo di molecole ad hoc specifiche che consentono di raggiungere questi risultati. Dal Gold al DMPP, ricorderete che da molti anni commercializziamo concimi con inibitore della nitrificazione e negli ultimi anni utilizzando molecole analoghe nei fertilizzanti cosiddetti specialistici, quindi dai biostimolanti ai fogliari, agli idrosolubili, passando quest'anno anche per gli organominerali. Mi racconti un prodotto a cui tieni particolarmente per il lancio fatto qui a Verona? Ci sono almeno due prodotti, diciamo sono due biostimolanti, un biostimolante che si chiama Vitanica RZ e l'altro biostimolante che in realtà abbiamo inserito l'anno scorso, che è il Basfogliar Active. In un anno dall'introduzione del primo e a pochi giorni dall'introduzione del secondo stiamo avendo un riscontro sul mercato anche inatteso in termini di interesse e in termini di richieste commerciali. Sono fertilizzanti che, utilizzati in orticoltura principalmente, ma non solo, ottimizzano veramente le qualità delle produzioni. Credo che il concetto di biostimolante sia noto a tutti. Per noi è un campo relativamente nuovo, ma grazie al cielo Compo ha all'interno del suo catalogo internazionale questi prodotti presenti da molto tempo e soltanto negli ultimi due anni abbiamo pensato opportuno inserirli anche nel mercato italiano. Grazie infinite per la disponibilità e per le cose che ci hai raccontato e buona permanenza in Fiera Agricola. Grazie mille per la vostra disponibilità e a presto.